Buonasera, buonasera, benvenuti all'accorciato appuntamento con Anteprima Pescara alle 20.10 in diretta su Rete 8 Sport. Ringrazio e saluto Dino D'Angelo in regia. L'ultimo atto della stagione regolare in Serie B, domani inizio ore 15, si giocherà in tutti i campi della Serie B, riposerà soltanto il Cosenza già salvo da diverse settimane. Il Pescara affronterà la Salernitana, l'arbitro è Nask di Bari. Diamo uno sguardo subito al quadro completo degli incontri perché davvero è tutto ancora aperto. Brescia Benevento, Carpi Venezia, Crotone Ascoli, Verona Foggia, Lecce Spezia, Padova Livorno, Palermo Cittadella, Perugia Cremonese e appunto Pescara Salernitana. Riposa il Cosenza alla classifica del campionato di Serie B, mancano soltanto 90 minuti al termine della stagione regolare. Brescia già in Serie A con 67 punti, Lecce al secondo posto a quota 63, il Palermo terzo con 62 punti. Ma c'è il deferimento oggi, la prima udienza, tra poco ne parleremo. Benevento 57, Pescara al quinto posto con 52 punti. È chiaro che alla Pescara manca un punto, un pareggio per chiudere il discorso playoff, ma per essere certo del quinto posto l'11 di Pillon deve battere la Salernitana. Spezia 51, Cittadella 50, Cremonese 49. In questo momento il Verona ha gli stessi punti della Cremonese, ma è fuori dai playoff per il computo degli scontri diretti. La differenza reti è determinante appunto negli scontri diretti con la Cremonese. Perugia 47, Cosenza 46, Ascoli 43, Crotone 40, Livorno e Salernitana 38, Foggia 37, Venezia 35, già retrocesse. Padova con 30 punti, Carpi, il Carpi di Castori con 29 punti. Allora, i primi contributi in esclusiva. Andiamo ad ascoltare Ledian Memushai che tornerà dopo aver scontato il turno di stop causa squalifica nella trasferta di Venezia. È stato avvicinato dopo la seduta di rifinitura di questa mattina all'Adriatico Giovanni Cornacchia dal nostro Enrico Giancarlo. Memushai, partita fondamentale, lo dice la classifica, partita da vincere o al limite da pareggiare, punto interrogativo? Sì, no, bisogna fare la nostra partita cercando di vincerla, anche loro, per loro è la partita fondamentale, anche più di noi, quindi sappiamo chi troviamo incontro, sappiamo che è una partita difficile, però noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita e vincere. Come sta la squadra? La squadra sta bene, sta meglio rispetto a prima e domani dobbiamo confermarlo. Senti, una settimana di stop forzata per te per la squalifica a Venezia, hai approfittato un po' per tirare il fiato visto che non ti eri fermato praticamente mai tra Pescara e Nazionale? Sì, no, ne avevo bisogno, ora bisogna recuperare tutte le energie per questo finale di stagione che è importantissimo. Qual è la tua opinione sul caso Palermo? La mia opinione è che sarebbe un po' lunga da spiegare, però la faccio breve, che chi sbaglia o chi ha delle irregolarità è giusto che neanche deve partire il campionato secondo me, o deve, se proprio ha fatto il campionato secondo me poi dopo deve pagare, è inutile andare avanti così. L'ultima, Ledian, dovessero slittare i playoff, c'è la forte preoccupazione per tutti gli impegni dei vari atleti con le nazionali, la tua situazione qual è? Infatti anche per questa cosa dicevo del Palermo, perché se fosse vero poi ci troviamo tutti questi problemi a dover slittare, c'è la nazionale, quindi tutti i problemi su problemi, infatti è un peccato, queste cose qua vanno risolte prima o se no quando non vanno risolte nel breve tempo senza perdere tutto sto tempo. Ma tu rischi di saltare qualche partita in caso? Ma non lo so, perché non si sa neanche quando si gioca, quindi ancora non sappiamo niente. Grazie. Così dunque Ledian Memushai. Allora, il caso Palermo, oggi la prima udienza. La prima udienza, ebbene, la Procura Federale, siamo le richieste, ha richiesto la retrocessione in Serie C del club rosanero per gravi irregolarità, presunte irregolarità, dobbiamo sempre parlare di presunzione, quindi presunte irregolarità gestionali legate ai bilanci dal 2014 al 2017, insomma se fosse
fossero accertate queste irregolarità gestionali, il Palermo non si sarebbe potuto iscrivere in 3 campionati, 2 di A e 1 di B nel 2017-2018. La sentenza di primo grado è prevista tra lunedì e martedì, ma è chiaro che insomma sembra a questo punto scontato lo slittamento, il rinvio della data dei play-off e dei play-out. Staremo comunque a vedere. Pescara Salernitana, il servizio di presentazione con le probabili formazioni e i passi più significativi della conferenza stampa di Beppi Pillon. Prima udienza del caso Palermo, la procura ha chiesto la retrocessione in C del club rosanero per presunte irregolarità gestionali legate ai bilanci dal 2014 al 2017. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale è attesa tra lunedì e martedì. Non è affatto un dettaglio. Il Pescara in pugno ai playoff, per l'aritmetica basta un punto. La vittoria per la certezza del quinto posto, che potrebbe diventare quarto con tutti i vantaggi del caso, semifinale playoff e non più turno preliminare. Se il Palermo dovesse, per i fatti già ricordati, scivolare in C, i legali del club siciliano hanno tuttavia chiesto l'improcedibilità, sostanzialmente per decorrenza dei termini. Per il TFN, insomma, uno scoglio non di poco conto da superare. Di certo playoff e playout slitteranno di 2 settimane. Pescara Salernitana, 90 minuti, gli ultimi della stagione regolare, tutt'altro che banali. I campani si giocano tutto quasi, il pareggio darebbe loro la certezza almeno dei play-out, con la vittoria sarebbero salvi. Biancazzurri privi di Del Sole, Melegoni e dello squalificato per rotta. Dopo un mese e mezzo torna Ugo Campagnaro, che tuttavia dovrebbe ripartire dalla panchina. Il probabile 11, Fiorillo Trepali, Balzano, Bettella, Scognamiglio e Del Grosso in difesa. A centrocampo Bruno Brugman e il rientrante Memusciai. Davanti Marras e Sottil, a supporto di Mancuso. Così Beppi Pillon, che festeggia le 500 panchine tra i professionisti. Per essere certi bisogna vincere la partita per arrivare ai quinti, cioè questo è il ragionamento che dobbiamo fare noi. Dobbiamo pensare esclusivamente alla partita, è quella, concentrarci su quella. Non vogliamo radionine, non vogliamo che ci siano telefoni accesi, non vogliamo sapere il risultato, dobbiamo essere concentrati solo su quello che facciamo sul campo. Sì, io credo che degli obiettivi li ho raggiunti nella mia carriera, ne ho raggiunti parecchi, nel senso ho vinto 5 campionati. Ho avuto la fortuna di andare in Coppa UEFA col Chievo, di fare i preliminari di Champions. Io conto anche, non saranno contate, ma conto anche il Salvarosa, che ho allenato in promozione, che siamo arrivati secondi. Conto anche il Bassano, che siamo arrivati terzi in nazionale dilettanti. Contro l'Alta di Treviso, che ho vinto il campionato nella nazionale dilettanti, siamo andati in C2, che poi mi ha vinto la C2, che poi mi ha vinto la C1, che ad Ascoli ho vinto, che a Treviso sono tornato, siamo andati in Serie A. Ero a casa l'anno scorso, ho detto, beh, ormai di me non ci penserà più nessuno, a parte Repetto ci ha pensato lui, perché io devo dire grazie a Repetto che mi ha portato qua, sinceramente, perché è stato lui che mi ha voluto tutti i costi. Primo a Carpi quando ha sfiorato i playoff, no, subentrando a Vecchi, insomma. Sì, quando 3 mesi poi lì è stato completamente dimenticato dalla B, se non ci fosse stato il Pescara. Ma guardando, cioè proprio, eh sì, che lì avevo fatto benissimo, perché a Carpi avevo fatto veramente cose, una media di 2 punti a partita avevo fatto. Assolutamente. Eppure una cosa è certa, salti in paradiso io non ce li ho, questo è poco ma sicuro. Stagione a dir poco travagliata per la Salernitana, che avrebbe dovuto disputare ben altro campionato. Disastrosa l'era Gregucci, subentrato a Colantuono e destituito dall'incarico dopo l'ultimo KO interno col Cosenza. 18 punti in 20 giornate. Nel girone di ritorno 11 sconfitte, di cui 8 nelle ultime 10 partite. Sulla panchina dei Granata è tornato Leonardo Menichini, che a Salerno ha vinto il campionato di C nel 2015 e salvato il club campano dopo la gestione torrente dalla retrocessione al termine del duplice spareggio con Lanciano. Per la sfida della vita, l'ex vice di Carlo Mazzone si affiderà al più offensivo 4-2-3-1. La probabile formazione: Micai, Trepali, Casasola, Migliorini, Mantovani e Lopez in difesa. Oger, Di Tacchio, coppia di mediani. Diavan Anderson e Jallov esterni. Il brasiliano André Anderson tra le linee, alle spalle del gigante bosniaco Milan Djuric. Indisponibili Perticone, Bernardini, Di Gennaro, Vuletic, Volpicelli e Minala. In panchina gli ex biancazzurri Calaiò, Pucino e Schiavi. Beh, loro davanti sono Jallov, sono veloci, Jallov
E poi Diulić, bravo di testa, forte fisicamente, hanno una squadra anche strutturata fisicamente, i due centrali sono molto prestanti. Conosco Menichini, so che è un allenatore molto esperto, molto navigato, sa come affrontare queste situazioni, perciò lo sappiamo che è una partita difficile, lo sappiamo perfettamente, io per primo, lo sanno i miei ragazzi, lo sappiamo tutti che sarà una partita tosta. Loro si giocano la salvezza, avranno la disperazione dentro, si giocheranno il tutto per tutto e noi anche. Così dunque Baby Pilon, abbiamo altri contributi da mostrarvi, intervista a Castrati, il secondo portiere del Pescara, i precedenti, la scheda sui precedenti tra Pescara e Salernitana e poi anche un'intervista realizzata ieri al doppio ex, allenato sia il Pescara che la Salernitana, Franco Oddo, tra pochissimo. Bene, torniamo in diretta dallo studio, anteprima Pescara, alla vigilia di Pescara-Salernitana, domani inizio ore 15, l'arbitro è Nasca di Bari, ascoltiamo il secondo contributo in esclusiva, ve lo dobbiamo proporre, dunque il portiere Elan Castrati, giovane portiere della Pescara albanese, classe 1997, sentiamo. Castrati, ultima della stagione regolare, con la Salernitana credo che sia la parola d'ordine, credo sia vietato fare passi falsi e centrare i playoff. Domani sarà una partita tosta come sono state tutte le altre e speriamo di ottenere il massimo perché dobbiamo blindare il quinto posto. Come sta la squadra? Come ha vissuto questa settimana? Noi siamo stati allenati sempre bene, speriamo di dare il massimo e di prendere più punti possibile domani. La Salernitana viene da un momento fortemente negativo, però è stato in ritiro, nuovo allenatore, potrebbe cambiare qualcosa secondo te? Secondo me sì, perché con il nuovo allenatore possono dare qualcosa in più, la pressione sarà su di loro e sarà una partita tosta. Che partita ti aspetti? Una partita tosta come tutte le altre che abbiamo giocato fino adesso, perché non ci sono state le partite facili e dobbiamo stare concentrati fino alla fine. Guardate per chiudere anche un po' quello che succede a Palermo, nel senso attendete decisioni del giudice sportivo? Ma noi pensiamo di fare la nostra partita e non pensare alle altre cose. Se noi facciamo il meglio possibile, dopo vediamo cosa succede con il Palermo. Così dunque Castrati, portiere del Pescara, diamo uno sguardo alle schermate tattiche, alle probabili formazioni che saranno scelte dai due tecnici, da una parte Pilon, dall'altra Menichini, che è tornato sulla panchina granata, come avete ascoltato nel servizio, dopo aver vinto il campionato di C1 nel 2015 e salvato l'anno successivo la Salernitana dalla retrocessione in C dopo la gestione iniziale affidata a Torrente, tra l'altro ex difensore del Genoa. Partiamo dal Pescara, le assenze indisponibili del Sole, Melegoni, purtroppo stagione finita per il prodotto dell'Atalanta, e poi lo squalificato per rotta, questo è il probabile 11, Fiorillo, Trepani, Balzano, Bettella. Perché Bettella? Campagnaro è tornato, si è allenato con i compagni di squadra in questa settimana, è stata regolare per il difensore argentino che compirà 39 anni il prossimo mese di giugno, però ha espresso qualche perplessità, diciamo così, qualche riserva, lo stesso Pilon oggi in conferenza stampa, perché Campagnaro di fatto è assente dallo scorso 31 marzo, la trasferta di Lecce 2-0 il verdetto finale, insomma Campagnaro potrebbe ripartire dalla panchina, dunque spazio a Bettella, secondo noi questa è una nostra supposizione, Bettella che ha ottimamente figurato sia a Carpi che in casa con il Verona, dunque Bettella Scognamiglio, coppia di centrali a sinistra del Grosso, oggi ha rimediato un problema al piede. In realtà solo una contusione, stringerà i denti il classe 83. A centrocampo c'è il ritorno e il rientro di Memusciai dopo la squalifica con Brugman e Bruno, e davanti dal primo minuto Marras a destra, naturalmente Sottil sul versante opposto, entrambi a supporto di Mancuso. Questa naturalmente è la probabile formazione. Vediamo invece la Salernitana come potrebbe essere disposta dal neotecnico Leonardo Menichini, tra l'altro ex vice di Carlo Mazzone. 4-2-3-1 il sistema di gioco, dunque vara un cambio a livello tattico, perché la Salernitana quest'anno ha giocato sempre a 3 sia con Colantuono che con Gregucci, disastrosa l'era Gregucci, 11 sconfitte nel girone di ritorno. Micai tra i pali, Casasola, Migliorini, Mantovani e Lopez a comporre il reparto arretrato. Marco Migliorini, classe 92, ha i tante difensore centrale
centrale che ha militato in Abruzzo nel Chieti nella stagione 2011-2012 in Serie C2, ha anche sfiorato la vittoria del campionato, la doppia finale con la Paganese, 30 presenze per il giocatore che ha militato anche nell'Avellino, Ogier di Tacchio, coppia di mediani, e poi davanti, attenzione perché inizialmente sembrava favorito Orlando sulla corsia di destra, altro ex giocatore del Chieti nel 2014-2015 in Serie D, l'allenatore Donato Ronci si è messo in luce proprio in Abruzzo, invece sarà scelto Davan Anderson, questo olandese classe 1995, lo scorso anno a Bari un grandissimo campionato, non si è ripetuto in questa stagione, di proprietà della Lazio, sul versetto opposto Lamin Yallov, attaccante gambiano, anch'egli classe 95, che non ha fatto benissimo quest'anno dopo aver disputato un'ottima stagione lo scorso campionato nel Cesena, 11 gol quest'anno, solo 5 centri per l'attaccante gambiano. E poi Andre Anderson, questo è un prospetto molto interessante, ha giocato tante partite da titolare quest'anno nella Salernitana nelle varie gestioni, classe 99, brasiliano, dovrebbe agire sulla tre quarti alle spalle del gigante bosniaco Milan Djuric, classe 90, anche questo un giocatore di struttura oltre 190 centimetri, un giocatore che insomma fa sentire il suo peso soprattutto nelle aree avversarie, potrebbe essere un 4-2-3-1 ma anche un 4-4-1-1 con Davan Anderson e Yallov che naturalmente dovrebbero ripiegare in fase di non possesso, lasciando Andre Anderson nella terra di nessuno alle spalle del terminale della manovra, appunto Milan Djuric. Queste le probabili formazioni, naturalmente staremo a vedere, tra l'altro gli ex Pucino, Schiavi e Calaiò partiranno dalla panchina. Ed ora andiamo a rivedere i precedenti, alcuni dei precedenti all'Adriatico Giovanni Cornacchia nella storia degli ultimi 25 anni tra Pescara e Salernitana. Ben 31 i precedenti ufficiali giocati tra Salernitana e Pescara allo stadio Adriatico. Bilancio nettamente a favore dei biancazzurri, 13 successi, 14 pareggi, appena 4 KO. La prima sfida risale al lontanissimo 1945-46, campionato misto AB. Per i Granata sconfitta debordante 5-1. Nelle immagini, 27 novembre 1994, poker della Salernitana di Delio Rossi. Nel primo tempo però i biancazzurri di Giorgio Rumignani, esonerato la settimana successiva dopo il KO di Perugia, al suo posto Franco Oddo, sprecano l'impossibile. Nella ripresa alle reti di De Silvestro, Pisano, Ricchetti, ancora Giovanni Pisano. Gol della bandiera di Federico Giampaolo. 9 giugno 1996, ultima giornata di campionato. Salernitana in corsa per la promozione in A, finisce 1-1. A Giovanni Pisano risponde Giampaolo. Partita consegnata alla storia per i gravi incidenti sul campo a fine match. 22 marzo 1998, il Pescara rivitalizzato da Adriano Buffoni, subentrato a Maurizio Viscidi, ferma la marcia della super capolista poi promossa in A, allenata dall'ex Delio Rossi. Pomeriggio da incorniciare per Paolo Bordoni, prodezze in serie, soprattutto il rigore sventato al bomber di quel campionato, Marco Di Vaio. 20 dicembre 1999, match nervosissimo, siluro del solito Gelsi su calcio franco, quindi Zanutta a terra, Vannucchi sì ma fuori area, autentico abbaglio della terna diretta da Serena di Bassano del Grappa, errore clamoroso sul dischetto freddissimo David Di Michele che spiazza Aprea, ripresa bravissimo Nicola Zanini, l'attaccante biancazzurro scippa il pallone a Drazen Bolic e rifinisce per Maurizio Rossi. Pescara di nuovo avanti, vantaggio tuttavia annullato dalla Perla su punizione simil Gelsi di Igli Vannucchi. Finale rovente, carico di tensione, doppio cartellino giallo per Maurizio Rossi, furibondo lo stesso Max Allegri che prende la via degli spogliatoi. 25 ottobre 2003, altro 2-2 di fronte al Pescara di Ivo Iaconi e l'11 di Stefano Pioli, 1-0 ospite grazie a questo colpo di testa di Bogdani su angolo di vicino, quindi Calaiò ruba palla al portiere Botticella, sinistro palo e tapin di Federico Giampaolo, ripresa, nuovo vantaggio, cross di vicino
di testa l'AI in fila Santarelli, pari definitivo 2-2 di Stefano Bellè, servito da Giampaolo. 9 aprile 2005 la Salernitana di Gregucci espugna l'Adriatico e anche l'ultimo successo Granata Pescara, reti di Palladino e Galasso. Infine 10 febbraio 2018, successo del Pescara di Zeman, grazie a questo gioiello su calcio franco di Gaston Brugman. Davvero un capolavoro, lo scorso anno, lo scorso campionato, quello che avete teste visto di Gaston Brugman, Pescara 1, Salernitana 0, era la Salernitana di Colantuono. Ora un'intervista realizzata proprio ieri al doppio ex, Franco Oddo, che ha allenato il Pescara in Serie B dal 94 al 96, ma ha allenato anche la Salernitana in Serie A nella parte finale della stagione 99-2000, rilevando, subentrando a Delio Rossi, e poi nel 2000-2001 in Serie B salvando la squadra campana dopo una stagione a dir poco tribolata. Sentiamo Francoddo. Pescara Serenità, abbiamo detto doppio ex, un doppio ex importante perché ha allenato Francoddo il Pescara dal 94 al 96. Nel 94 sostituì Giorgio Romignani dopo la sconfitta di Perugia, la ricordo perfettamente quella partita perché l'ho seguita, gol di Federico Giunti. Arrivò Francoddo, salvezza tranquilla, l'anno successivo un grande campionato e ricordiamo tutti quella strepitosa prestazione di Salerno, gennaio 1996, grandissimo gol di Federico Giampaolo, raddoppio di Gelsi, primo posto in classifica, poi sappiamo tutti insomma le vicissitudini di quel campionato, però rimane un grandissimo ricordo. No? Io sono stato a Pescara per 2 anni, nutro dei ricordi alterni sia a Pescara che a Salerno, momenti di grande esaltazione, momenti quindi bellissimi, come altrettanti momenti invece di costernazione, di cose che non andavano bene. A Salerno per esempio la seconda volta in Serie B sono stato esonerato, poi richiamato, ho salvato la squadra. Tra l'altro in quella stagione 2001 ad aprile la Salernitana di Francoddo batté il Pescara di Delio Rossi 3-1 e il Pescara fu condannato aritmeticamente alla retrocessione in Serie C. Sì, me lo ricordo, sì. Un'altra volta ci fu all'ultima giornata un Pescara Salernitana in cui la Salernitana aveva ancora delle speranze di andare in Serie A. E invece io ero subentrato dopo l'esonero a Maifredi. Era proprio il 96, 95-96. E ci salvammo, proprio pareggiando 1-1 con la Salernitana, però eravamo già salvi noi, avevamo già vinto ad Avellino. Sì. Ad Avellino, poi in casa con l'Andria 5-1. E però quel pareggio impedì alla Salernitana di andare in Serie A, anche se avesse vinto, però non ci sarebbe andato, dato i risultati scaturiti da quella domenica. La Salernitana si è affidata a Menichini, purtroppo è esonerato Gregucci, però i risultati poi sono stati determinanti, tra l'altro 8 KO nelle ultime 10 partite, 4 sconfitte consecutive. A cosa deve stare attento secondo te il Pescara di Pillon? Alla disperazione della Salernitana, perché la Salernitana penso che l'unico risultato che potrebbe salvarlo è la vittoria e quindi è chiaro che cercherà di vincere. Il Pescara io penso che sia già nei playoff, però non può perdere, sarebbe meglio almeno non perdere, quindi pareggiare e non si deve accontentare. In Europa vince l'idea soprattutto e anche l'organizzazione tattica. Qui si è indietro anche sotto questo profilo perché l'unica squadra europea esistente in Italia oggettivamente e obiettivamente è l'Atalanta di Gasperini. Sì, è vero, infatti l'Atalanta, ecco, per esempio l'Atalanta fa risultati non perché ha grandissimi giocatori, ha una buona squadra ma non eccezionale, però è una squadra che in campo è preparata benissimo, corre dal primo al 95esimo minuto con lo stesso ritmo. Intensità quindi. Intensità. E corrono in sincronia, in sintonia, cioè l'uno con l'altro. Rivisitando la tua esperienza a Pescara, c'è un rimpianto a distanza di, sono passati 23 anni, perché io ritengo che quella squadra 95-96 sia stata una delle più forti degli ultimi 23 anni in Serie B. No, un rimpianto c'è grandissimo, che quell'anno finimmo il campionato di, cioè il girone d'andata, primi in classifica. Con un grande entusiasmo, una grande prestazione a Salerno, vincendo,
se non ci fossero state lotte intestine interne alla società, che poi si sono chiaramente propagate anche fuori, io penso che avremmo avuto ottime possibilità di vincere il campionato. Grazie, grazie ancora a Franco Oddo, in bocca al lupo per tutto. Grazie, eh. Grazie. Magari arriverà una chiamata. Nella vita tutto è possibile. È stato davvero un piacere intervistare Franco Oddo, doppio ex del confronto. Ormai ci siamo, domani ore 15, l'arbitro è Nasca di Bari, domani alle 17.45, dopo l'intervista del nostro inviato Enrico Giancarli all'Adriatico Giovanni Cornacchia, il consueto approfondimento post Pescara Salernitana con Gianluca Colonnello. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per la cortese attenzione, ancora una buona serata. Yeah, yeah, yeah.